Entro la fine del 2021, se non ci saranno intoppi, inizieranno i lavori per il completamento dell'asse suburbano di Lucca. Stiamo parlando di una delle infrastrutture cruciali attese da anni e anni, che andrà a collegare il Brennero all'ospedale San Luca. Adesso ci sono i finanziamenti regionali, 7 milioni di euro destinati all'arteria che collegherà il nuovo ponte sul Serchio con la via di Tiglio, attraversando e collegando tra loro la via del Brennero, via delle Ville, via della Santissima Annunziata, con il tratto già costituito da via Martiri delle Foibe, che verrà allungato fino a viale Castracani, fino a connettersi con l'ospedale San Luca. La valorizzazione del ponte sul Serchio vorrà dire una vera valorizzazione del ponte, ma anche il poter raggiungere l'ospedale San Luca, pensiamo dalla via di Moriano piuttosto che dalla via di Camaiore, in modo assolutamente più veloce e più spedito. Queste opere insieme, ponte sul Serchio, asse suburbano, significano maggior sicurezza per il territorio anche da un punto di vista idraulico. Pensiamo alle vicende delle alluvioni, delle rotture delle argini, alla chiusura del ponte di Monte San Quirico, ma significa anche sicurezza in termini di salute per i cittadini, perché un'accessibilità migliore, più fluida verso il nuovo ospedale San Luca. Un'opera che andrà a risolvere dunque molte criticità del traffico presenti da decenni. Stiamo procedendo a spron battuto con le progettazioni per arrivare, speriamo, perché me l'auguro proprio, entro la fine dell'anno all'inizio dei lavori. Quindi l'obiettivo è fondamentalmente questo. E sappiamo che l'asse suburbano è un asse di alleggerimento interno molto, molto forte, perché elimina degli attraversamenti, si pensi per esempio su via Salicchi, attraversamenti importanti, in modo tale che poi tutta la parte che dovrà dirigersi verso la Val Freddana prenderà il ponte attraverso l'asse suburbano a quel punto e eviterà il passaggio dalla zona di Monte San Quirico come attualmente è.